Seconda cosa. Ma se destra e sinistra sono scontenti, ma perché il governo poi l'ha votata questa legge? No, questa è una storia piuttosto... Complicata. No, è semplicissima, però è una storia di questo paese. Purtroppo sulle privatizzazioni, e in particolare sulle privatizzazioni dell'acqua, fino al dibattito in Parlamento questa volta, non ci sono state contraddizioni tra centrodestra e centrosinistra. L'unico elemento di contraddizione è stato nel passato la presenza di una sinistra radicale in Parlamento e la presenza della Lega, perché la Lega predica il federalismo, ha difficoltà, federalismo, legame con i territori. Giustamente, perché è radicata sul territorio, quindi ci tiene. Come fa a dire ai suoi sindaci? E meno infatti, male che la Lega è radicata sul territorio. E infatti per 10 anni non sono riusciti, adesso l'accordo l'hanno fatto anche con la Lega, per cui c'era un'omogeneità. Noi abbiamo assistito, a questo penso grazie al movimento, grazie ai comitati, ai cittadini e ai sindaci che hanno protestato, che per la prima volta abbiamo avuto in sofferenza la Lega nel votare, e dall'altra parte abbiamo avuto i primi ripensamenti del PD, del centrosinistra, il quale comincia a pensare che forse la strada delle privatizzazioni, in particolare, torno a ripetere, dell'acqua, non è una strada praticabile. Perché non è una strada praticabile? Oggi Michele Serra sull'AMAC, che scrive sulla Repubblica, ha detto: una bolletta pagata al pubblico è un percentuale anche roba tua, una bolletta pagata al privato è soltanto roba loro. Ha ragione, ma basta il termine, dopodiché discuteremo che cos'è il pubblico. Ma il pubblico vuol dire rispettare l'interesse collettivo. Noi eleggiamo delle persone perché rappresentino l'interesse generale, l'interesse pubblico. Il pubblico in termini è quella cosa lì. Il privato statutariamente ha una sola missione, quella di fare profitto. Il pubblico ha quello di realizzare l'interesse generale, quell'altro ha solo il profitto, tant'è che sono schizzate le azioni. Però molte volte, voglio dire, quando gestisce il privato, ahimè, gestisce meglio del pubblico. Lo dice? No, delle volte. No, io ho queste perplessità, soprattutto in Italia e soprattutto negli ultimi tempi. Ma cosa cambia realmente, oltre al prezzo della bolletta? Cambia che, prima di tutto, che noi facciamo un passo dentro a quello che io chiamerei la mercificazione globale dell'acqua. Cioè c'è un bene comune di tutta l'umanità. Dovrebbe essere amministrato, diciamo, dalla politica internazionale e dalle politiche locali, nel senso di dare l'accesso al diritto a tutti i cittadini. Se io introduco il criterio che l'acqua sta sul mercato e sui pacchetti azionari, se introduco il criterio che l'acqua va pagata e per realizzare dei profitti, io creo comunque l'esclusione di qualcuno dall'accesso a questo diritto. Questo diritto c'era solo chi è in grado di pagarlo. Allora noi facciamo una proposta, mi prendo un po' di tempo, scusa. È qui per questo. Diciamo che il problema, voi comitati, noi, siete delle tutti ONU, i comitati, il Forum Italiano del Movimento dell'acqua che c'è in Italia, di cui il contratto fa parte. Noi diciamo: se l'acqua è un diritto umano, e dovete riconoscere che è un diritto umano, perché chiedetelo a qualsiasi cittadino, vi dirà di sì, se l'acqua è un diritto umano, questo diritto va garantito, e l'accesso a questo diritto può essere quantificato secondo quanto dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice 50 litri di acqua al giorno per persona sono il minimo per vivere decentemente. Questo dovrebbe essere gratuito. Quindi voi proponete 50 litri gratuiti gratis, per tutti, ma nel mondo lo proponete. Nel mondo. In Italia e nel mondo. E diciamo, dopo, progressivamente i consumi, fate pagare pure tariffe e fatele pagare anche alte per certi consumi alti. Introducete anche il criterio, diciamo, del risparmio dell'acqua. Del risparmio, e di chi non risparmia diventa un abuso e quindi è anche punibile, va oltre certi consumi. Che però è molto ragionevole, perché non ci hanno pensato? Perché adesso voglio dire, una famiglia per esempio, appunto, non abbienti, che fai? Se non pagano, non ce la fanno a pagare appunto queste cifre che non sono indifferenti all'anno, gli staccano l'acqua. Esatto, staccano. Ma si può staccare l'acqua? Esatto, la Corte Costituzionale è intervenuta, perché l'hanno già fatto. Veolia, che è la multinazionale francese, ad Aprilia ha staccato l'acqua ai cittadini perché facevano, diciamo, una sorta di sciopero della bolletta dell'acqua. Gliel'ha staccata.
La Corte Costituzionale è intervenuta e ha detto guardate che questo è un diritto umano, dicendo una cosa che i governi non hanno ancora riconosciuto. 150 governi quest'anno si sono riuniti a Istanbul nel Forum Mondiale dell'Acqua e 150 governi hanno detto che l'acqua non è un diritto. È hanno un detto bisogno. Che non è un diritto. No, che l'acqua non è un diritto umano, ma è un bisogno umano. Ma capisci, cambia tutto tra bisogno e diritto. Se è un diritto, le istituzioni lo devono garantire, ecco il pubblico. Se è un bisogno, te lo procuri tu secondo le tue capacità economiche. E quindi ecco perché diventa un bene economico, le multinazionali ci fanno i soldi. Laudato sì, mi signore per Sor Acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Preziosa purtroppo. Preziosa diventerà per avere, ecco, un doppio significato. No, io volevo appunto, cioè nel mondo, voi quindi fate come una proposta che potrebbe diventare una proposta di legge. Chi vi dà, a chi vi rivolgete se ormai la legge è passata? No, lo dico perché... La legge è passata in Italia e invece nel mondo sta succedendo esattamente l'opposto. Io vorrei che sapessero i cittadini che per esempio dirlo. In tutta l'America Latina è diventato veramente un grande laboratorio sui beni comuni, a partire dall'acqua. E stanno cambiando le costituzioni, nemmeno le leggi. Si cambiano le costituzioni per introdurre per la prima volta che l'acqua è un diritto umano, un bene comune che non può essere mercificato. L'ha fatto la Bolivia, l'Ecuador, il Paraguay, l'Uruguay, lo sta facendo il Cile. Questo è quello che succede. Gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, uno dice, ma insomma, noi non abbiamo tutte queste cose, però perché non l'hanno chiamata lei? L'acqua è ancora pubblica ed è in mano ai municipi. In America, negli Stati Uniti d'America. Ecco, questo per dire... No, perché noi guardiamo molto l'America, allora esatto, questa potrebbe essere una di quelle cose, no, certo, copiamo dall'America. Che questo non è un paese che dicono, lì c'è il Soviet, no, è un paese, diciamo, capitalista, usiamo questi termini. Pure, beh sì, si può usare. Si può usare, ecco. Se l'America non è capitalista...